Benvenuti a Colle degli Arci, una delle aziende storiche del comune di Farensabina. L'azienda nasce nel 1925 dalla passione di nostro nonno Giovanni, uno dei 18 fratelli Silvestri che abitavano e lavoravano qui nella zona. Nostro nonno si occupò infatti del frazionamento del latifondo dei Principi d'Orlonia e decise di tenere per lui questa parte formata da un sistema di tre colli, da delle pianure lungo il fiume e da una parte boschiva. Diciamo, la nostra famiglia ha scelto di proseguire con questa tradizione e questa passione per l'olivicoltura. Abbiamo infatti circa 30 ettari di oliveto con circa 3.000 piante con le cultivar tipiche della Sabina, frantoio, leccino, moraiolo, carboncella, raia, e che conferiscono al nostro olio quel gusto e quel sapore così armonioso. Ma la tradizione, diciamo, dell'olivicoltura su questi colli è una tradizione molto antica. Infatti già con gli antichi romani, ben prima, si trovavano su queste colline degli olivi antichissimi. Qui infatti sorgeva l'antica città di Cures, capitale dei Sabini, che ha dato i natali a due dei sette re di Roma. E da qui parte il ratto delle Sabine. Noi, sorelle, abbiamo deciso oggi di continuare con questa passione per l'olivicoltura e questa passione anche per la coltivazione dei semi nativi, e da qualche anno abbiamo deciso di aprire la nostra azienda anche all'ospitalità, diciamo, di persone che vogliono venire a trascorrere qualche giorno con noi e a condividere con noi questa nostra passione. Abbiamo iniziato la ristrutturazione di questa casa colonica nel 2004, abbiamo completato nel 2007 e a luglio di quell'anno abbiamo aperto per la prima volta con degli ospiti che venivano dalla Liguria. Noi qui tra l'altro accogliamo anche i nostri gruppi classe quando vengono nelle escursioni didattiche che facciamo sotto il bosco, che facciamo in vari periodi dell'anno, in periodi di raccolta oppure in periodi di mietitura di grano. Allora organizziamo sia in quest'ambito che nell'ambito sottostante, nell'altro spiazzo sottostante, dei punti dove lavoriamo il pane, dove facciamo varie attività, diciamo, e veramente sono tutte occasioni per scoprire un ambiente veramente naturale, conservato. Lo scopo di questi nostri anni, a partire da mia mamma, a proseguire con noi, stare attenti a non cadere in una logica speculativa, ma mantenere il più possibile intatto, diciamo, un ambiente naturale in cui uliveto, bosco, collina e piane, diciamo, antistanti, diciamo, le rive del Corese, fossero mantenuti alla loro vera vocazione, la sua logica più corretta in natura.